Buongiorno a tutti, sono Ciro Lorenzo, responsabile Spinning Tubertini, e oggi, come potete vedere, siamo in un altro veramente tipo di pesca, a praticare un altro tipo di pesca, dal sea bass fishing al bass fishing, che mi pareva ovvio che succedesse una cosa così, con il nostro specialista Tommaso Sbrana, che conosce questo posto come casa sua, perché diciamo che questo è casa sua, è stata la sua palestra per tantissimi anni. Stiamo a provare queste canne, che abbiamo un'azienda e sono le bass leader, e lui ci luciderà su questa pesca. E diciamo, da anch'io, da una vecchia palestra nel bass fishing, facendo le gare insieme a lui e pescando in altri laghi molto più profondi, e diciamo è nata questa coppia, sta andando avanti. Ora facciamo questo video perché il Tubertini Spinning aveva bisogno anche di un video improntato sul bass fishing. Pescheremo in vari modi, lui ci deluciderà su questi modi e su queste tecniche di pesca. Il posto, che potete vedere tutti, è Massaciuccoli. Massaciuccoli è un posto dove il bass si è ambientato benissimo nel corso degli anni. Ha dato origine a tante e molteplici catture, e anche di pesci d'Italia. Sono state fatte più gare, sono stati fatti più tornei, anche importanti. Oggi siamo qua a provare le canne, a divertirci un po' e a vedere se viene un video. Ve lo presento, che vi dirà le pesche fatte oggi in questo spot. Vai Tommy. Ok, allora, oggi si parte praticamente a pescare da una gomma leggera, ovvero un Texas piombato con un quarto d'oncia, che sono sui 7 grammi, fino ad arrivare alla pesca con il jig e un trailer, che è il trailer classico di Massaciuccoli e il gambero, fino a finire a crank e agli spinner. Vedremo varie situazioni, vari spot, dalla pesca dove praticamente alcuni, diciamo, viene tralasciata, tipo tra zone di, come qua, che abbiamo un retone, abbiamo dei pali, però in questo frangente d'acqua qua abbiamo una secca. In questa secca molte persone non ci pescano e viene tralasciato. Invece con uno spinner, con un crank, abbiamo fatto in settimana, diciamo, delle catture abbastanza importanti, ovvero catture sul chilo, chilo e mezzo. È ovvio che i pesci e i posti, come si dice sempre prima di fare un filmato, vengano provati e si viene a vedere se i pesci mangiano, in che condizioni mangiano, come mangiano. C'è stata una piovuta che ha leggermente variato la graduazione dell'acqua, ma sembra tutto tornato alla normalità. Lui è venuto a vedere il posto com'era, gli ha dato dei buoni risultati. Quindi credo che la giornata possa andare per il meglio. Si può avere anche la fortuna di trovare un luccio. Ora, sfortunatamente per noi, si sta pescando ai bassi, quindi non si pesca il cavetto d'acciaio. Può succedere di avere una mangiata ad un luccio e di strapparlo, però tutto sta alla giornata. Vediamo un po' quello che ci consiglierà lui di fare. E un po' di farina nel mio sacco ce lo metto anch'io, anche se eventualmente vi dico che a fare questa pesca l'abbiamo fatta poche volte, lui la fa sempre, ci ha vinto tante gare, io a differenza faccio poche volte, quindi mi devo un attimino ripartire con l'allenamento per vedere se riesco, perché ho perso anche il modo di lanciare. Però cerchiamo di dare il nostro meglio in tutto e per tutto. Vediamo un attimino se i pesci collaboreranno, e nel corso della giornata vi faremo vedere tutte le tecniche di pesca e tutti i modi per approcciare il posto. Secondo anche la variazione del tempo, se può avere dei piccoli cambiamenti, secondo l'alzarsi o l'abbalzarsi del vento, e niente. E poi niente, lui ci darà le caratteristiche fondamentali di questa pesca in questo momento a metà settembre. Dai, vediamo se oggi, oltre a tutti i filmati fatti in mare al Sea Bass Program, si farà un bass program degno di un bass program di Massaciuccoli. A più tardi. Avvicinandoci sul primo spot, siccome il fondale ci dà un paio di metri staccati dalla sponda, si cerca di approcciare lo spot con la pesca wahi. La pesca wahi è con un amo, un semplicissimo amo legato, e un'esca, in questo caso un'esca 6 a nostra, che viene appinzata nel centro.
gli viene appoggiato l'esca, gli viene mossa a piccoli, piccoli colpettini, e niente, si dovrebbe percepire una mangiata di bass. Ora, in questo caso, Tommy, mangiano forte o sono un po' più lenti sulla mangiata? No, mangiano forte, decisi, okay. Prendono e portano via l'esca. Ok, perfetto, quindi... Resta su questo scalino qua. Se siamo nel punto giusto e il pesce è attivo, si dovrebbe vedere partire, diciamo, il filo, non è un problema. Tommy sta pescando con lo spinner e io invece pesco wide. Vediamo quello che succede. Esca nostra, è uno shad, abbiamo fatto una nuova mescola, un capellino più morbida per renderlo più vivo possibile, è un buon trailer per il boccalone da mettere sotto a un jig, veramente un buon trailer, shad seiha, svariati colori, questo è un colore prettamente per il boccalone, poi ci sono colori bianchi per la spigola, un giallo fluo molto acceso, sempre per la spigola, e poi ci sono altri colori naturali per il boccalone. Lui ci ha preso tanti pesci la settimana passata con questo sciardino qua, montato sempre come trailer su un jig. Si chiama TB21 e sotto un jig viene innescato semplicemente così. Io sto cercando per vedere se riesco a avere una mangiata anche di un pesciotto. Lui no, qui li chiama Pinelli. Il primo bass è arrivato, piccino, però guarda, io personalmente mi accontento anche di questi. È arrivato proprio sullo spot che ci ha consigliato il nostro Tommy, molto piccolino. Una mangiata improvvisa appena casca l'esca nell'acqua. Lo rilasciamo subito. Ciao Ciccio. Un a zero per me. Se più con pesci di lui oggi smette di pescare ai bass. Certo. Come l'hai preso, Tommy? L'ho preso a jig con un bel gambero. Uscisse questa maglia. Piccolino. Forse due etti. Vediamo un po' ora che succede. Siamo arrivati nella nuova zona di pesca. Ora qua abbiamo subito un chiaro. E si prova a pescare ora sia a spinner che a jig. Con che filo? Un pochino a crank. Scusami, con che filo stai pescando nell'Aquila? Allora, ora ho l'Aquila con uno 030 che è il Tatank Evo, la versione green. Ci sono due versioni, c'è cioè sia quella color trasparente che quella colore sul verde acqua.
Questo è uno 0,30 che corrisponde circa a un 12-14 libbre. Invece sulle altre canne uso invece la versione che è lo 0,25 che è 10-12 libbre, sia su quella crank che su quella spinner. Senti, e qua ora, sì. Lori, se fai un lancio laggiù su questa specie di dosso, che qua c'è praticamente, ci sono delle vecchie canne affondate. C'è l'acqua bassa, ma ci stanno molti pesci. Senti, mi dici una cosa anche, con che canna stai pescando ora? No, ora ho cambiato e sono con lo spinner nostro. No, no, con quella presi, quella che hai preso il pesce, volevo sapere. Quella che ho preso il pesce è, è quella da un'oncia e 3/8, che è quella apposta per pescare a jig, a Texas, a gomma. Quella che ci ha vinto la gara, vero? Sì. L'ho perso però. Ho perso due pesci, un altro pesce 8 ore, un pesce bello prima. Sto pescando con questa canna che è la Snapper. Per fare questa pesca è l'ideale, una cannetta corta, si schippa bene. Sto pescando a pop, divertente, molto pronta come canna. È un'azione molto particolare. Fa sì che avendo la canna corta si possa schippare un cavolino meglio, essendo così pronta e così, diciamo, gestibile sulla punta, si può avere la prontezza della ferrata, ecco, tutto lì. Anche perché quando si fa scappoppe il pesce in teoria dovrebbe rimanerci da solo. Molto divertente come pesca. Aspettando i big bass, aspettando i big bass. Vieni, 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 bel pesce. A jig, di nuovo con la nostra bass leader da un'oncia e 3/8. Bellino, sì. Catturato subito in prossimità di un albero, lanciato, toccato l'acqua, mangiato. Pesce perfetto, libria perfetta. Rilascio immediato. Ossigenazione al bass, che ha combattuto e via. Ma una struttura di un albero lì. Ora, lanciandoci il popper, si dovrebbe avere un attacco, perché i pesci sono molto attivi. Molto attivi, quindi se noi si riesce ad arrivare più veloce possibile sull'albero o a ridosso dell'albero, si dovrebbe, ora levo questo, perché purtroppo pescare delle volte lanciando troppo precisi si rischia di rimanerci. Allora, pescando vicino a quest'albero, ci sta che una mangia si veda. Pesciotti, però l'avevo detto, una mangiata si vedeva. C'è un'attività pazzesca. Come on.
subito questo pesce perché ha mangiato talmente forte che probabilmente stava preso in un'arteria, quindi sta perdendo un po' di sangue da sotto, quindi è giusto rilasciarlo subito, se no si ha paura che possa avere un trauma e possa andare a morire. Vai Ciccio, vai. Bass fishing oggi è una pesca molto salvaguardata, i pesci teniamone conto, trattiamoli bene e cerchiamo quando mangiano così forte, soprattutto con esche con tanti ami come popper, che c'ha due ancorine con sei ami totali, se vengono presi in delle arterie o in dei punti vitali è giusto rilasciarli subito senza stare a fare tante dimostrazioni per farlo vedere. Se era preso fuori magari si poteva un attimino allungarci di più per mostrarlo. Popper è un popper che abbiamo in azienda, si chiama Gobo e funziona tantissimo su questi pesci. Subito da stamani mattina, dalle prime mangiate, dalla prima attività che c'era, secondo me poteva fare la differenza, avendo tanti tanti mugini a galla. Ora, mio compagno mi dice pesca jig, perché i pesci belli si prendono la jig, ed è giusto, ma secondo me lanciato in un punto particolare dove c'è una tana, dove ci sta un pesce grosso, se lo mangia il pesce grosso questo pesce lì, questo popperino secondo me. È tutta una questione di lanciare in un punto strategico. Se si lancia su mugine a giro è ovvio che viene mangiato da pesciotti piccoli. Però messo in un punto e arrivato in un punto, come dico io, secondo me pesce bello come quello che mi si slamavo prima ci vuole stare. Comunque un grande pop, grande pop. Te l'avevo detto, lo levavo io, Tommy. Te l'avevo detto, lo levavo. È in cima. Eccolo. Finalmente un pesce bello arriva a poppe, un pesce discreto. Lo ribagno, lo riossigeno, lo faccio vedere. Ok,
Ciao Ciccio. Ok. Dai, 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 dai. Via, via tutto. Bravo. È un bel pesce anche questo. Bello. Bello. Grande pesce questo. Bello fisce, questo è bello, eccolo, bello, si è cercato, eh, bello. Allora a questo punto non c'è due senza tre, bello, bravo, l'ho anche chiamato bene. Faccelo vedere a tutti, la grande forza c'ha questa canna. Faccelo vedere a tutti questo pesce, eh. Sentire, grande pesce, bello davvero, bravo Tom, bravo. Chilo 4,50, chilo 5,50, chilo 5,80, dato di fuori a Trietti, bravo, chilo 5,50, chilo 5,80, bravo. Bravo, 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 bravo. Allora, chi conosce i posti è veramente quello che fa la differenza. Come si è trovato con questa canna? Eh? Ne pensi? Diciamo bene, c'è stata una difficoltà che avevo il jig dietro le cannelle, però c'è abbastanza forza perché è un'oncia e tre ottavi che è paragonabile a 40 grammi. È la Bass Leader, un modello da jig e worm, un'oncia con tre ottavi, e niente, ci abbiamo avuto fortuna che il pesce si è, diciamo, sciolto da quel ramo di cannelle che c'era, quindi ora vediamo se si fa un altro pesce così bello, anche più grosso, che ne ho perso uno quattro lanci prima, che era anche quello un ottimo pesce. Bel pesce, sì, bel pesce. Vediamo. Pochi pesci oggi tuoi, pochi pesci, ma di una gran qualità. Bravo, bravo. Conoscendolo hai cercato pesci belli. Io ho cercato pesci belli con il pop, ma non potendo entrare dove i pesci belli stanno, fermi, rischio sempre di non essere in pesca, non essere nella strike zone. Quindi non avrò mai la possibilità di avere i tuoi attacchi. Pescando con i jig sei sempre dentro. Bravo. Renzo! Stiamo riprendendo un'esca. Renzo! Posso da manicomio, eh! Vado al lavoro! È entrato dentro! Vai avanti! Sì, 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 sì! Eccomi! Eccolo! È vivo e vegeto! No, si è massacraggiato un'altra volta! No! Ecco. È stato difficile! È stato difficile, ma ce l'ha fatta, eh! Quest'altra volta si prenderà in macete! Sì! Mi ha dato due volte, neanche una. Lucio. Era stato boh, 3-4 kg. Avevo detto. Ci manca il Lucio. Ovvio, altro giga, altra cosa.
siamo giunti alla fine di questa pescata. Abbiamo pescato una giornata intera a Massaciuccoli. Grazie alla sua esperienza, grazie ai suoi posti, a quello che conosce in questo posto, sono usciti tanti pesci. Tanti pesci a numero, da me personalmente tanti, però di una qualità un capellino più bassa dei suoi. Sono stati pesci molto belli, fra cui l'ultimo è stato il pesce, diciamo, che ha fatto la chiusura, il penultimo, un pesce intorno ai 2 kg. Abbiamo testato queste canne oggi, che abbiamo in magazzino, e non da me, ma per lui, che ne parla meglio di me, è giusto che parli di queste canne, di tutte queste canne, e ci faccia sapere quello che ne pensa, in tutto e per tutto. Soprattutto su quella che ci ha preso i pesci un po' più belli, e poi parlo io di quella che ho preso il pesce più bello a Poppe. Allora, questa qua praticamente sarebbe la Bass Leader, che è una canna prettamente da jig e gomma, worm. Questa canna serve prettamente per pescare con un piombo abbastanza peso, che va da mezz'oncia fino a salire, fino a arrivare a un'oncia tranquillamente. Oggi ho pescato soprattutto con questa perché volevo che il pesce, quando proprio sentivo la mangiata, volevo ferrarlo proprio con potenza per toglierlo dal canneto. Togliendolo dal canneto evitavo, diciamo, di perdere pesce, come ho fatto con una mangiata che purtroppo era incatenato dentro. Infatti lì sarebbe stato veramente duro anche con una canna come un tronco togliere un pesce grosso in quella maniera su una mangiata e farlo uscire. Comunque già quello che abbiamo fatto è stato una bella cosa. Le catture sono state molto frequenti. Io non lo so, ma all'incirca credo si vada intorno alle 20-23 catture, sì, in tutto. Abbiamo perso il conto. Abbiamo perso il conto dopo 10-12 pesci. Abbiamo perso il conto. Si è fatto una gran giornata di pesca. Le canne ci hanno dato veramente un buon prospetto. Sono riuscite al 100%. In questo caso vorrei parlare anche delle nuove canne fatte da Spinning, da me personalmente, con la sua collaborazione. Questa in questo caso è stata testata, che è la Sniper. È una canna, diciamo, per pescare, come ho spiegato prima, molto ravvicinato sullo spot, per pescare senza grossi lanci e per avere più repentinità e più prontezza sulla ferrata. Io ho pescato personalmente a Poppe con questa canna e quella che mi ha portato il pesce più bello nella giornata. Tantissime catture, ma il pesce più bello della giornata. Parlando di queste schiene, passo la parola un'altra volta di nuovo al mio compagno, che magari vi deluciderà su queste schine, e sono degli shad da mettere come trailer su jig. Allora, questi qui sono dei piccoli shad che sono innescabili in svariati modi, dal drop shot alla testina piombata al Texas, al light Texas. Io personalmente ci ho anche pescato in mare, ci ho fatto degli ottimi scorfani, però beh, questo non è il momento. E Lorenzo con questa ci ha pescato con il trailer. E poi niente, questa qua si può usare anche in altri modi, però qui non sarebbe il posto, però a drop shot e a split, che è un'esca che fa molte vibrazioni data il suo piccolo sceddino e la sua morbidezza di dietro. E un'altra cosa che su cui mi volevo soffermare era l'azione di questa canna, che prima non se ne è parlato, ovvero questa qua è una canna medium fast, ovvero l'azione è molto di punta, potente, come si può vedere, e non dà proprio modo al pesce di muoversi più di tanto di lì, ovvero il pesce viene per forza verso di me. È comunque sia una Bass Leader, una delle più potenti, perché il modello superiore sarebbe la 2 once, che è una canna da swim bait, una canna da grosse esche, anche da crank abbastanza generosi. E invece Lorenzo lascia la canna che è, ecco, questa volevo parlare, questa è la Bass Leader, quella da crank. È una canna, e al 100% la canna da crank, con una vetta molto morbida, una vetta che ci permette una progressione sul lancio e una vetta che ci permette una maggiore sensibilità del filo dell'azione della canna al contatto con l'esca. In questo caso, avendo una canna del genere, come tanti bassisti lo sanno, la canna da crank deve essere morbida. Le vecchie canne da crank si piegavano quasi tutte, perché il pesce ci arriva forte, erano
quasi tutte, bravo, in fibra di vetro, perché il pesce ci arriva forte forte e con l'azione progressiva della canna si autoallama. Questo fatto sta a far sì che questa canna abbia queste prerogative e abbia queste caratteristiche. Ecco, questa è un'altra canna che va ad aggiungersi alla nostra serie che abbiamo. In più vado a presentare anche la nuova serie della nuova serie, la canna che fa parte delle Sea Bass Rod e Bass Rod, che è la Jaguaro. La Jaguaro è una 6,6, un sedicesimo, 3/8, è una canna universale al 100%. Perché universale? Perché chi comincia a pescare ai bass si può permettere, correggimi se sbaglio, di pescare sia a Texas, sia con i Minnow, sia con gli spinner e sia con altre schine, downshot, vedi altre schine, split shot e altre montature. È una canna universale, è una canna che ti dà tantissime soddisfazioni per chi comincia, per chi si vuole improntare sia sul bass, sia sulla spigola, perdonami, e sul bass. Io penso di consigliargliela al 100% per avere una canna giusta, rapporto anche di lunghezza di canna, perché essendo una 6,6 non è troppo lunga, non è troppo ingombrante. Poi si va a toccare altri tasti, 6,9, 7, 7,1, ma questo l'abbiamo già spiegato al Sea Bass Program. Questa è una canna veramente universale che in una serie di canne ci deve essere, è stata creata. Io penso, Tommy, tu l'abbia vista anche te, ci sei messo un monte di tempo, un monte si dice, no, a Firenze, tantissimo tempo per crearla, perché la dovevamo fare come si voleva noi. Personalmente piaceva così, anche a lui, infatti il consiglio tecnico sui bass. A mangiare pesciolini, e allora glielo metto in tasca. Comunque, noi in questo caso si cerca di chiudere questa puntata del Bass Program, e a noi due insieme per il Sea Bass Program volume 2 e per altri nuovi filmati che verranno al più presto. Stiamo aspettando le prime perturbazioni, stiamo aspettando un incontro veramente grosso con la regina. Questo filmato doveva essere fatto in tutto e per tutto, è stato fatto, è venuto veramente un capolavoro. Secondo me sono usciti dei pesci meravigliosi, pescherai bass lo vedrà. Vi ringrazio tutti e un saluto particolare all'azienda Tubertini che ci ha supportato di nuovo. Alla grazie prossima. Ancora, alla prossima.